In occasione del Salone del Gusto, nell'atrio del Castello del Valentino di Torino, è stata allestita la mostra itinerante Fame di Lavoro, storie di gastronomia operaie, promossa dal Consiglio regionale e realizzata in collaborazione con l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e l'Associazione Culturale Cores. Ad accogliere i visitatori una grande immagine del 1972 con gli operai Fiat, parte del percorso che si propone di illustrare le peculiarità dell'alimentazione nel mondo del lavoro torinese con immagini, oggetti e documenti d'epoca. È una mostra adatta al tema di Terra Madre, parla di un cibo povero, del cibo operaio, quindi non il cibo dei grandi chef, dei grandi ristoranti, ma un modo di nutrirsi che ha accompagnato la vita dei lavoratori, soprattutto qua in Piemonte, e racconta la storia del famoso baracchin, che era questo oggetto dove si conservavano le pietanze, i cibi portati da casa, e che è diventato proprio il simbolo della classe operaia. Quindi è un modo di raccontare il cibo, cercando di valorizzare le sue valenze sociali, economiche, politiche, non soltanto la parte così scenografica o di grandi gourmand e di grande cucina.